Ancora una volta, in questa terza domenica di Pasqua, abbiamo ascoltato uno dei racconti pasquali, quei racconti dei Vangeli che narrano gli incontri di Gesù risorto con i suoi discepoli. Come dicevo domenica scorsa, è importante tornare alle origini della nostra fede, tornare a questi incontri che sono un po' lo stato nascente, le origini della nostra fede in Gesù risorto. Dobbiamo ripercorrere lo stesso cammino fatto dai discepoli. Inoltre, questi racconti pasquali, gli incontri di Gesù risorto con i suoi, hanno un'altra finalità importante. Noi ci chiediamo oggi, ma dove poter incontrare il risorto? Come fare esperienza di lui vivo in mezzo a noi? Perché guardate bene, i Vangeli non hanno mai solo la finalità di informarci. Non vogliono soltanto dirci come sono andate i fatti, ma i Vangeli hanno un altro scopo, quello di annuncio, non solo informazione, ma annuncio. E questi racconti vogliono dirci dove oggi e sempre i discepoli possono incontrare il Signore risorto. E poi, fra tutti i racconti pasquali, voi lo sapete, questo che abbiamo ascoltato oggi dal Vangelo secondo Luca, il racconto dei discepoli di Emmaus, è certamente, io credo, il più suggestivo, costruito attorno all'immagine del cammino da Gerusalemme ad Emmaus. Questo cammino che è l'immagine della nostra fede, della vita, la fede come cammino, la vita come cammino. Questo cammino da Gerusalemme ad Emmaus, 11 chilometri, ci dice il Vangelo, assomiglia molto al cammino della nostra vita, della nostra fede, soprattutto, cari amici, al cammino che stiamo compiendo, abbiamo fatto in questo tempo sospeso, difficile, che stiamo vivendo. I due discepoli camminano tristi. Dopo l'esperienza per alcuni anni insieme con Gesù, ora stanno tornando a casa loro. Riprendono la vita di prima. Le loro certezze sono crollate, hanno perso la speranza. La fede in Gesù è solo un'esperienza del passato, una parentesi che si è già chiusa per loro. È stata soprattutto la sua croce che li ha disorientati. Non ne comprendono il significato. E non sono neppure disposti a credere alle donne che, dopo essere andate al sepolcro, hanno portato loro l'annuncio che Gesù è vivo, è risorto. Non ci credono. E questi discepoli esprimono tutto questo con due parole struggenti, suggestive. Noi speravamo. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Come è struggente, dicevo, questo verbo sperare coniugato al passato. Noi speravamo. Il verbo sperare, la parola speranza, indica sempre un futuro. Qui invece è coniugato al passato il verbo sperare. Noi speravamo. E Gesù, ecco l'altro elemento del racconto, si unisce a loro, si fa loro compagno di viaggio, li accompagna.
li aiuta a comprendere il significato di quanto è accaduto e si fa riconoscere da loro nello spezzare il pane, il gesto di quell'ultima cena, il gesto ormai familiare. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro. Cari amici, anche per noi oggi, in questi giorni, colpiti da questa tempesta che si è abbattuta su di noi e dopo la lunga prova che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, in questo tempo sospeso in cui tutto è fermo, anche noi stiamo per ritornare alla vita di prima, forse però senza aver compreso il significato di quanto ci è accaduto. E così Lui, il Signore, ci raduna per la Santa Cena e, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Gesù ci accompagna, come è avvenuto in questo periodo, soprattutto in queste domeniche, in queste celebrazioni particolari in cui, pur senza la vostra presenza fisica, Lui sì è stato presente e vivo e ci ha accompagnato con la Sua parola. E oggi ci spiega il significato di quanto è accaduto. Perché noi non lo subiamo, noi non dobbiamo subire gli avvenimenti, noi dobbiamo capirli, avere l'intelligenza della fede per capire quanto ci è accaduto. Perché questo è il metodo della fede, non subire passivamente gli avvenimenti, ma starci dentro, comprenderli alla luce della fede e orientare questi avvenimenti. E questo è il metodo cristiano, non subirli gli avvenimenti, ma comprenderli con l'intelligenza della fede, accompagnarli e soprattutto orientarli. E allora ripercorriamo molto brevemente anche noi questo cammino dei due discepoli di Emmaus. Si incomincia con una domanda, ma questa volta la domanda la fa Gesù ai due discepoli: che cosa sono questi discorsi che state facendo lungo la strada? In genere, specialmente nei tempi di dolore e di sofferenza, siamo noi a porre domande al Signore con la segreta pretesa che Egli risponda. E invece è Lui che ci interroga, che ci fa domande, e in questi giorni soprattutto attraverso quello che stiamo vivendo. Il Vangelo, guardate, è pieno di domande. In genere noi pensiamo che il Vangelo sia risposta alle nostre domande. In genere pensiamo che la fede sia risposta ai nostri interrogativi. Invece no, invece no. Nel Vangelo, alle domande degli uomini, Gesù risponde con altre domande. È Lui che fa le domande a noi. E oggi le domande di Dio ci raggiungono attraverso la percezione del pericolo che stiamo vivendo, della paura, sì, la paura di ammalarci, di essere contagiati, di essere sequestrati in un reparto di rianimazione. Diciamocela tutta, sì, la paura di morire. Alla sua domanda, alla domanda del Signore, anche noi, come i due discepoli, rispondiamo: noi speravamo, sì. In mezzo a questa tempesta che stiamo vivendo, noi diciamo: noi speravamo. Le certezze crollano, noi speravamo che. L'ha espresso molto bene il Papa, Papa Francesco, in quella memorabile sera del 27 marzo, quella sera piovosa, quando da solo sul sagrato di San Pietro
ha detto così, ci fa bene risentire le sue parole. La tempesta ha smascherato la nostra vulnerabilità, le nostre false sicurezze in cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini, le nostre priorità. Siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati, Signore, davanti ai tuoi richiami. Non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, il grido del nostro pianeta, la Madre Terra, gravemente malata. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Noi speravamo. È caduta la torre che gli uomini avevano innalzato fino al cielo e sta avvenendo, e ce ne accorgeremo sempre di più, sta avvenendo una massiccia opera di demolizione delle certezze fin qui accumulate. Stiamo assistendo alla preparazione di un nuovo inizio, la cosiddetta fase 2, in cui molto sarà rimesso in discussione. Ma Gesù, come per i discepoli di Emmaus, si fa nostro compagno di cammino e ci aiuta a rileggere la storia vissuta con Lui. Rivolge anche a noi quel dolce rimprovero, stolti e lenti di cuore nel credere. Quei discepoli sono stati con Lui e non hanno capito. Anche noi siamo stati con Lui e non abbiamo capito. Non riusciamo a leggere gli avvenimenti che ci riguardano. E questo, permettetemelo dire, facciamo un mea culpa a partire da me, Vescovo, è una carenza, un deficit della nostra predicazione, della nostra catechesi nelle nostre comunità, ancora scolastica, nozionistica, mentre invece la predicazione, la catechesi dovrebbero soprattutto aiutarci a leggere i fatti, a leggere gli avvenimenti della vita con gli occhi della fede. Ma noi siamo ancora impreparati, purtroppo, a tutto questo. E cominciando da Mosè e dai profeti, aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture. Sì, siamo carenti in questo. Lasciamoci istruire dalla parola di Dio. Andiamo a scuola dal Vangelo e sapremo vederci meglio. Ci renderemo conto di ciò che avviene. Non subiremo gli avvenimenti, ma ci staremo dentro. Cercheremo di capirli con gli occhi della fede, alla luce della parola di Dio. Questo e solo questo è il metodo veramente della catechesi e della predicazione. E proviamo allora rapidamente a metterci in ascolto di Gesù, che spiega anche a noi il significato di quello che stiamo vivendo oggi, in questo nostro tempo, alla luce delle scritture. Lui ci dirà: guardate, quello che accade non è l'avanzare della rovina, ma è l'inizio di un nuovo cammino, come la mia croce è stata non la fine, ma l'inizio. Ci dirà: siete cresciuti in una cultura che ha bandito il dolore, la sofferenza, ha eliminato la morte nel senso come un tabù di cui non bisognava parlare. E oggi voi vi trovate all'improvviso a fare i conti con la fragilità, con il dolore, con la morte. Non l'avete voluta affrontare
l'avete eliminato dalla vostra cultura, dal vostro modo di pensare e di vivere, adesso vi trovate improvvisamente di fronte alla vostra fragilità. Ci dirà ancora Gesù, infine, leggete quello che è accaduto come un tempo di prova. Sì, una prova. E la prova fa diventare l'uomo o la donna adulti. La prova purifica la fede, la prova è necessaria per crescere. Ci dirà questo e tante altre cose. E infine, siamo alla fine, un altro elemento suggestivo di questo splendido racconto dei discepoli di Emmaus. Si fermano, lui va avanti come per lasciarli, ma essi gli rivolgono quella parola bellissima, struggente, quella parola che ha ispirato uno dei primi canti popolari delle nostre assemblee ben 50 anni fa, subito dopo la riforma liturgica. Resta con noi, Signore, perché si fa sera. Resta con noi. Resta con noi perché scendono le tenebre. E ancora una volta l'immagine è quella di Papa Francesco in quella sera del 27 marzo. La sera. Da settimane, dice il Papa, sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensati sulle nostre piazze, strade, città. Si sono impadronite delle nostre vite, riempiendo tutto di un silenzio assordante, di un vuoto desolante. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. È scesa la sera. Ci siamo trovati impauriti e smarriti, tutti fragili e disorientati sulla stessa barca, e ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per suo conto, perché siamo tutti nella stessa barca. Resta con noi, Signore, perché si fa sera. E lui rimane e spezza il pane, e essi lo riconobbero allo spezzare del pane. Cari amici, allora, qual è lo scopo, qual è la finalità di questo racconto dei discepoli di Emmaus? Dicevo all'inizio, esso, come gli altri racconti pasquali, ha la finalità di dire dove possiamo incontrare Gesù risorto, dove poter fare esperienza di Lui. Ripeto, i Vangeli non vogliono solo dirci che Gesù si è incontrato con i Suoi discepoli quelle sere, quei giorni. Ci vogliono dire noi, oggi e in ogni generazione di discepoli, dove poter incontrare il Signore risorto. Il Vangelo è chiaro. Nell'ascolto delle scritture, cioè la parola di Dio, e nello spezzare il pane. È il momento dell'Eucaristia. Quando siamo radunati, egli, come i discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Il brano evangelico è chiaro, la parola di Dio è la frazione del pane. Non cerchiamo miracoli, non cerchiamo santuari, non cerchiamo madonne che si muovono, non cerchiamo altro. Non ci sono segni efficaci al di fuori di questi due poveri e straordinari segni che Lui ci ha dato, e lì lo incontriamo, la parola di Dio e la condivisione del pane che è il suo corpo. L'incontro con Lui alla sua mensa, la mensa della parola e del pane, aggiungiamo poi i poveri e facciamo le tre P, come le chiama Papa Francesco. Tre P. P, parola, P, pane, P, poveri. Pane, parola e poveri sono le tre P, sono i tre luoghi nei quali incontriamo il Signore risorto. Cari amici,
Se non possiamo almeno per il momento, e speriamo di farlo al più presto, riconoscerlo insieme alla mensa eucaristica nello spezzare il pane, abbiamo però l'altra mensa, che è la mensa della parola. Abbiamo le scritture. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre parlava a noi? Cari amici, anche noi, come i due discepoli di Emmaus, stiamo per ritornare alla vita di prima. Sia pure, e mi raccomando, con prudenza, tanta prudenza, perché il pericolo non è ancora passato, e gradualmente. E come loro, forse meritiamo anche noi il rimprovero di Gesù, come ho detto, stolti e lenti di cuore nel credere alla parola dei profeti, perché ritorniamo alla vita di prima senza aver capito il significato di quanto ci è accaduto, e così ancora una volta subiamo passivamente gli avvenimenti senza capirli. Ecco perché, ed è il mio appello conclusivo, il mio appuntamento in questa domenica, per questo desidero offrire a tutti voi, a partire da me, mi metto anch'io insieme con voi, vi accompagno, dei momenti di catechesi, come ho fatto per le catechesi in preparazione alla Pasqua, così ho intenzione anche di fare 3 catechesi in video, secondo le indicazioni del sito della diocesi, giovedì, venerdì e sabato prossimo alle ore 17, catechesi in cui cercheremo insieme di leggere alla luce della fede quanto è avvenuto in questo periodo. Chiederemo al Signore di darci l'intelligenza della fede, di dirci come ritornare alle consuete occupazioni, ma in modo nuovo, con occhi nuovi, con un nuovo inizio. Come i discepoli di Emmaus, anch'io, come il Signore, come vostro pastore, voglio accompagnarvi in queste 3 catechesi per capire quello che è accaduto e chiedere al Signore che cosa vuole da noi, cosa vuole dirci con questo che è successo e come ritornare alla vita, ma più adulti e più maturi nella fede.